Buon pomeriggio a tutte, ben ritrovate. Penultimo incontro del percorso formativo protagonista nei governi locali, l'ultimo sarà poi il 22 novembre, come aveva visto dal calendario. L'incontro di oggi sarà tenuto dall'architetto Guercio, ve lo presento. Allora, l'architetto Sergio Guercio, laureato in architettura ovviamente, frequenta il dottorato di ricerca in pianificazione territoriale presso il Dipartimento Territorio della Facoltà di Architettura di Torino. Da diversi anni si occupa di progettazione partecipata e riqualificazione urbana, di elaborazione ed attuazione di piani strategici, di progetti e programmi integrati di riqualificazione territoriale. Svolge attività di consulenza per enti pubblici, associazioni di rappresentanza ed imprese in materia di programmi e finanziamenti comunitari. Prego. Il nostro compito oggi è complesso, delicato, perché ci stiamo occupando di una materia che è in continua evoluzione in questi mesi, in questi giorni, in queste ore, direi. La programmazione del imminente ciclo dei fondi di sviluppo e investimento dell'Unione Europea, attraverso una delicatissima fase di negoziazione, dovrebbe avviarsi nel primo semestre, concretamente, dell'anno prossimo. Quindi lavoriamo su i documenti accessibili nei vari siti istituzionali, lavoriamo su notizie di stampa specializzata, su alcune bozze che circolano, di alcuni livelli di programmazione, quindi tutto quello che io dirò va un po' preso con le molle, soprattutto quando parlo di numeri, di cifre. Cercherò di essere, di dare a voi il segnale preciso dei punti dove ci sono dei dubbi e delle incertezze, insomma, no? Facendo anche degli esempi. Questa è la prima slide, le slide poi saranno messe a disposizione tutte quante, quindi cercherò di scorrerle il più velocemente possibile andando al sodo delle questioni, mentre se le vorrete leggere troverete invece un discorso organizzato in maniera coerente e spero sufficientemente chiaro. Sono una sessantina di slide, quindi soffermarmi su tutte è impossibile, è inutile, nel senso che capireste ancora meno di quello che le mie scarse capacità vi lascerebbero capire, quindi è meglio che ci concentriamo sulle cose veramente importanti. Allora, in questa slide cerchiamo solo di mettere a fuoco quali sono le diversità rispetto ai precedenti cicli di programmazione. La diversità fondamentale è la crisi economica, la crisi finanziaria, la crisi anche del debito pubblico, quindi della finanza pubblica. Questa è l'esperienza che ha segnato questi anni, essendo poi una crisi di trasformazione è ovvio che impone dei cambiamenti e anche in una certa qual misura una maggior severità da parte delle autorità e degli enti che programmano a tutti i livelli per la costruzione delle politiche e dei programmi. Allora, rispetto al passato si prevede un ruolo, il percorso tracciato dall'Unione Europea assegna un ruolo più importante a livello nazionale. Questa volta, lo vedremo dopo, c'è un accordo di partenariato che raccoglie tutti i programmi operativi regionali delle varie autorità di gestione, sono tre per ogni regione. Molte di queste nozioni sicuramente le maneggerete e le saprete. Questo fatto rende necessario che le regioni siano in grado di negoziare in modo consapevole i contenuti strategici che sono
fissati nell'accordo o contratto di partenariato, ed è quello che sta avvenendo in questi mesi, in queste settimane, in cui ci si scambiano delle bozze sulle varie ipotesi di programma. C'è un ruolo sicuramente maggiore della Commissione attraverso i programmi che gestisce direttamente, come per esempio il programma della ricerca Horizon 2020, ne vedremo poi degli altri nel corso della presentazione, e anche verso i programmi nazionali e i programmi regionali, e sostanzialmente richiede questo ciclo che ogni regione, purché il principio di concentrazione degli investimenti è diventato, come dire, un principio rovente che deve segnare in modo concreto la programmazione, richiede alle regioni di fare un enorme sforzo di selezione attraverso un approccio, una metodologia di lavoro che è denominata Smart Specialization Strategy, una specializzazione intelligente. Ovviamente la premessa l'ho già fatta, dico solo che sostanzialmente troverete nelle slide, e poi saranno direttamente cliccabili dagli Acrobat, dai PDF, i siti di riferimento per fare tutti gli approfondimenti necessari ad ogni step. Ne vedrete una serie, questi sono quelli più utili per inquadrare la materia. Poi man mano che scendiamo nei particolari vi indichiamo anche dei siti dove potete andare a pescare i diversi documenti che citiamo nella versione in cui sono disponibili ora o qualche settimana fa al massimo. Allora, iniziamo dagli elementi fondamentali, perché quello che ho notato facendo un po' questo mestiere è che molte volte soprattutto gli amministratori e i tecnici, il cui lavoro non è occuparsi della programmazione europea ma devono avere, hanno dei frequenti contatti e per loro è una materia importante da maneggiare, molte volte si trovano avvolti in una sorta di turbine, di acronimi, di sigli, di programmi. È importante cercare di capirne la logica andando alla radice, poiché la programmazione europea, il ciclo di programmazione europea che si apre nel 2014 e si chiude nel 2020, si occupa sostanzialmente dei fondi di sviluppo regionale. È ovvio che noi cerchiamo di capire questo, no? Questi fondi, la politica regionale dell'Unione Europea. Le finalità della politica regionale, è quella di sostenere la creazione di posti di lavoro, la competitività, la crescita economica e tenori di vita più elevati e lo sviluppo sostenibile. Questo, è stato da sempre così, dalla istituzione delle direzioni generali. Quindi alcuni temi che sono stati ripresi nelle strategie più recenti e che sono frequentemente sugli organi di stampa, quelli specializzati ma anche quelli più comuni, sono semplicemente delle accentuazioni di principi, temi, criteri di intervento che da sempre sono nelle corde delle istituzioni europee. La politica regionale mira a ridurre le notevoli disparità economiche, sociali e territoriali che continuano a esistere tra le regioni europee. E questo gioco forza perché man mano che l'Unione Europea allarga i propri confini, sostanzialmente ingloba dei paesi nuovi venuti che hanno bisogno di attenzioni particolari dal punto di vista della coesione territoriale. Quindi sostanzialmente la politica regionale per mano della direzione generale Regio, che così è denominata, sostanzialmente implementa le politiche di coesione dell'Unione Europea. Questa semplicemente è una immagine molto usata
che dà il senso delle disparità esistenti all'interno dell'Unione Europea, così come è oggi a 27/28, insomma. Noi quindi vediamo se si fa 100 il PIL pro capite misurato nel 2005 dell'Unione Europea, vediamo in rosso, in varie tonalità, dal rosso all'arancione, i paesi che sono al di sotto di questo PIL, e invece medio, e poi in giallo, che non c'è, in varie tonalità di verde, invece le regioni, questa è una mappa dell'Europa delle regioni, che sono oltre il livello medio. Dal 1986 l'obiettivo della politica di coesione è rafforzare la coesione economica e sociale. La coesione territoriale, con la declinazione che adesso cercherò di illustrarvi, è l'ultima arrivata di questa. Prima era, come dire, era una politica di coesione a due gambe, adesso è diventata una politica di coesione a tre gambe, col Trattato di Lisbona e con la strategia Europa 2020. Lì vedete per esempio uno dei link cliccabili che vi dicevo, troverete man mano che scorriamo le slide. Allora, la coesione territoriale, approfondiamo questa diciamo nuovo arrivato, è mirata a sfruttare pienamente i punti di forza di ogni territorio, in modo che possano contribuire al meglio allo sviluppo sostenibile ed equilibrato dell'Unione Europea nel suo complesso, a gestire la concentrazione, quindi sostanzialmente si occupa di città, perché le città rappresentano una grande, come dire, punto di forza per la produzione di ricchezza e innovazione, ma anche fonte per esempio di inquinamento, di marginazione sociale e quant'altro. Per quello che sempre nelle politiche regionali, diciamo, nei cicli di programmazione, una particolare attenzione viene prestata all'argomento città. Avrete sentito parlare di urban, insomma, e adesso c'è una riserva addirittura, come dire, e una serie di programmi alle varie scale europea, nazionale e regionale, che si deve occupare con delle quote minime di finanziamento per, come dire, sostenere lo sviluppo sostenibile delle città. Per collegare meglio i territori, nel senso di favorire e migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi pubblici, avere dei trasporti efficienti, delle reti di energia affidabili e l'accessibilità a internet a banda larga ovunque, e per sviluppare la cooperazione fra i paesi. Questo è perché ovviamente i paesi continuano a essere un tassello importantissimo dell'Unione Europea, ma diciamo, gli effetti dei per esempio dei cambiamenti climatici, della congestione del traffico, eccetera, non si fermano ai confini dei paesi, ma li trascendono, e quindi bisogna sviluppare la cooperazione. A partire da questo obiettivo, da questa finalità, per esempio, si costruiscono programmi come quelli di cooperazione territoriale che forse qualcuno di voi avrà sentito nominare, come Alcotra, per esempio, no? Che ci interessa, che vede come partner l'Italia e la Francia e le regioni frontaliere fra l'Italia e la Francia. Beh, questo programma finanziato dall'Unione Europea, con un capitolo dei fondi strutturali di sviluppo regionale, è come dire, un programma che mira a sviluppare la cooperazione fra i paesi membri frontalieri. Allora, quali strumenti ha per perseguire queste finalità la politica di coesione? Va bene, intanto la strategia 2020, ne parleremo dopo, per promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. E poi, come dire, la stessa politica di coesione, che permette di investire nella crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, cioè mette a disposizione dei fondi finanziari per programmare le azioni di sviluppo regionale, e con il coinvolgimento e la promozione dei paesi nel raggiungimento degli obiettivi della strategia europea Europa 2020. Molte diciamo che
i fondi europei possono fare delle cose importanti, ma sono riservati a, come dire, azioni pilota, azioni innovative nei vari settori di intervento. Non sono sostitutivi delle politiche ordinarie che ogni paese deve svolgere, ed è ovvio che il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 dipende in larga parte, nella maggior parte, dalle politiche ordinarie implementate dai paesi membri. Quindi, sostanzialmente, come vedete, uno dei compiti fondamentali della Direzione Generale Regio è quella di cercare di promuovere, come dire, la adozione di politiche coerenti con la strategia Europa 2020 nelle politiche ordinarie, e molte, come dire, delle regole che la Comunità Europea, l'Unione Europea, il Parlamento Europeo si sono dati per questo ciclo di programmazione hanno a che fare proprio con questo, e lo vedremo poi in seguito. Questi sono gli ambiti di intervento nei quali interviene la DG Regio, la politica di coesione, coi diversi strumenti finanziari e programmi che ha a disposizione. Come vedete, sono molti, coerenti con, diciamo, gli obiettivi che prima abbiamo cercato di mettere in evidenza. Ecco, le fonti di finanziamento sono, e qui arriviamo ai famosi fondi e agli acronimi, ci sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, il Fondo Sociale Europeo, l'FSE, il Fondo di Coesione, che si occupa dei nuovi arrivati, dei paesi che hanno aderito da poco e hanno, diciamo, superato il processo di preadesione, strumenti finanziari di sostegno per le politiche dei paesi, anche per l'implementazione delle azioni dei programmi europei, sono degli strumenti finanziari concordati fra la DG Regio, tra la Commissione Europea e la BEI, la Banca Europea di Sviluppo. Il Fondo di Solidarietà Europeo, in caso di calamità naturali, questo è stato istituito da poco, diciamo che in seguito ad alcune calamità avvenute poco tempo fa, si è convenuto a livello di commissione di mettere a disposizione dei fondi straordinari per intervenire quando è del caso. E in effetti poi vedremo uno degli obiettivi tematici delle politiche di coesione di questo ciclo di programmazione è quella della prevenzione del rischio, e poi ci sono tutti gli strumenti di preadesione per i paesi che man mano aderiscono all'Unione Europea. Ecco, e qui fatto la panoramica su, diciamo, qual è, diciamo, il pilastro istituzionale sul quale, da cui parte, diciamo, il ciclo di programmazione, andiamo allo specifico del ciclo di programmazione 2014-2020. Ecco qua quello che finora è successo, insomma, è successo che nel marzo del 2010 è stata adottata la strategia Europa 2020 con una comunicazione alla Commissione europea. Nel ottobre del 2011, coerentemente con questa strategia, sono state proposte al Parlamento europeo i regolamenti dei fondi, poi vedremo quali sono, e sono ancora a livello di proposte, i regolamenti non sono stati ancora approvati, anche se informano pesantemente il processo di progettazione dei programmi operativi dell'accordo di partenariato nazionale. Nel marzo del 2012 è stato presentato il quadro strategico comune, che in pratica delinea il quadro della programmazione strategica a livello europeo e tiene conto non solo ovviamente dei fondi
per i fondi per la politica di coesione, ma degli altri fondi che riguardano il settore agricolo, la ricerca, l'innovazione, l'energia, eccetera. Nel novembre del 2012 sono stati resi pubblici e disponibili da parte dei servizi della Commissione i vari position paper dei paesi, poi vedremo di cosa si tratta. Nel febbraio del 2013 è stato approvato il quadro finanziario pluriennale, che è stato adottato dal Consiglio europeo ma non ancora approvato dal Parlamento europeo. Per arrivare al periodo più recente, tra l'aprile e settembre, sono, nel caso italiano, circolate le prime bozze sia d'accordo di partenariato che di programmi operativi regionali. Allora, gli obiettivi, non mi dilungo molto su questo perché sono cose, credo, abbastanza conosciute, vedrete, sotto il titolo della diapositiva quali sono gli obiettivi. La quantificazione numerica degli indicatori fondamentali per capire se la strategia Europa 2020 raggiungerà i propri risultati o no. Gli obiettivi della strategia Europa 2020 sono crescita intelligente, sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione per migliorare la competitività internazionale, la crescita sostenibile, promuovere l'uso efficace delle risorse, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie verdi, e la crescita inclusiva, favorire la coesione sociale e territoriale attraverso alti tassi di occupazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale. Chiedo scusa. Forse è meglio che, ecco, si utilizzi il microfono. Grazie tanto, scusate, ma ho una voce stentoria, allora credevo che tutte mi sentiste bene. Chiedo scusa. Allora, dicevo che nella slide precedente, tra parentesi, il signore mi fa sentire forte, perché è parso un attimino a disagio di fronte a questo, è vero che era un pelino preoccupato così, no. Lo ha espresso un attimino. No. Allora mi sono sentita molto in gamba e molto forte, lo ringrazio tanto. Allora, in questa slide, nella parte di sinistra, in realtà ci sono degli obiettivi che mi sembrano tanto più concreti rispetto ai progetti di largo respiro, di respiro enorme, che sono invece espressi nella parte di destra. Ad esempio, quell'innovazione, il 3% del PIL dell'Unione Europea dovrà essere investito nella ricerca e sviluppo. Mi pare una cosa mica da poco, se fosse un obiettivo estremamente concreto e raggiungibile. Era solo per notare che la parte di sinistra mi è parsa molto accattivante, molto più che la parte destra. Grazie. Allora, cercheremo di capire se risulta un po' più interessante la parte destra, perché da qui poi si declina, diciamo, si arriva tutta, prende sempre più concretezza questa triade da cui parte tutto il ciclo di programmazione a partire da Europa 2020. Non solo quella del PIL, ma anche quella degli obiettivi del cambiamento climatico, insomma, fanno tremare i polsi, perché, insomma, no, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, nel quale, come dire, è doppiamente impegnativo, soprattutto per le istituzioni, cercare di progettare, implementare soprattutto delle politiche che siano coerenti con questi obiettivi numerici che lì vedete, insomma. Allora, il quadro strategico comune, che è quel documento che è comparso in un secondo momento in quella linea temporale che ho cercato di illustrarvi prima velocemente, è quello che sostanzialmente dà gli indirizzi per la programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dei diversi fondi di finanziamento, e qui li vedete velocemente riassunti, ma ovviamente li riprendiamo dopo. Ovviamente i fondi che sono utilizzati per nel ciclo di programmazione sono principalmente 5, sono il fondo di coesione, che non interessa l'Italia, e quindi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale di sviluppo europeo, il fondo di sviluppo rurale e il fondo che si occupa delle materie che riguardano la marineria e la pesca.
questo è l'inquadramento quando voi sentirete parlare. Il fondo di coesione quindi è una cosa che sostanzialmente riguarda i paesi nuovi arrivati. Quando sentirete parlare di fondi strutturali, state in realtà, si fa riferimento ai fondi di sviluppo regionale, al fondo sociale europeo. Il fondo poi di sviluppo regionale ha una piccola, riserva una piccola quantità ai programmi specifici per la cooperazione territoriale europea. Dalla politica agricola comune discende, discendono diciamo, il tema dello sviluppo rurale, che si accompagna anche al sostegno del diretto del reddito dell'agricoltura e alle misure di tutela del mercato. Ebbene, il fondo che si occupa di questo, che è definito secondo pilastro della politica agricola comune della PAC, è il fondo di sviluppo rurale, che fa parte di questi dei famosi 5 fondi strutturali ed investimenti europei. Eccolo qua, qua c'è il dettaglio quindi degli acronimi con loro. Con loro significato. Su questo, se volete, li possiamo leggere velocemente, ma come dire, vedete, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale si occupa della promozione degli investimenti e riduzione degli squilibri regionali in Europa, il Fondo Sociale Europeo si occupa dei temi dell'occupazione, della qualità della produttività dell'integrazione sociale, il fondo di coesione abbiamo già detto a sufficienza, il fondo di sviluppo rurale anche e poi il fondo degli affari marittimi e della pesca. Questi sono i 5 fondi strutturali di investimento europei che alimentano la politica di coesione. Intorno a questi 5 si coordinano altri strumenti di finanziamento che riguardano alcune tematiche in particolare, sono gestite direttamente dalla Commissione, non c'entrano le regioni nei Paesi membri nell'attuazione di questi programmi, nell'uso di questi fondi, almeno non concorrono alla loro attuazione, bensì alla loro diciamo, programmazione e progettazione, sono il programma Horizon 2020 che si occupa della ricerca e dell'innovazione, il programma LIFE che si occupa dei temi ambientali e poi questo nuovo arrivato, questo meccanismo per connettere l'Europa, come viene tradotto nei documenti comunitari, Connecting Europe Facility, che si occupa degli investimenti, in maniera integrata degli investimenti nei trasporti, nell'energia e nelle telecomunicazioni. Allora, ci sono poi in questo quadro strategico comune alcuni principi orizzontali e obiettivi politici. Le disposizioni orizzontali e obiettivi politici che si applicano all'attuazione dei fondi della politica di coesione sono la promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne e non discriminazione, tutti i programmi della programmazione dei vari fondi devono precisare il contributo previsto dai loro programmi all'uguaglianza, al tema della pari opportunità. E la stessa cosa vale per lo sviluppo sostenibile, anche questo è un principio di tipo orizzontale, deve essere presente nei programmi di tutti i fondi, in tutti gli strumenti di programmazione. Questo non è detto che ci devono essere delle azioni specifiche, questo non avviene. Il principio di orizzontalità dovrebbe essere garantito in questo caso da particolari criteri, requisiti e accorgimenti che si dovrebbero assumere quando si progettano e si implementano le azioni dei programmi. In qualche caso, lo vedremo nel caso del Piemonte, invece il tema dell'uguaglianza diventa proprio un'azione specifica del programma. Ecco. Nella prima proposta di regolamento dei fondi, questa volta è accompagnata,
cioè c'è una proposta di regolamento per ognuno dei fondi che abbiamo visto, per ognuno dei cinque. Questa volta c'è un regolamento dei regolamenti che accompagna questi cinque, che si chiama, che sono le famose disposizioni comuni. Sembrerebbe un elemento, come dire, normativo, legislativo, non lo è, perché in questi regolamenti, per diciamo la natura, particolare natura giuridica che regola le istituzioni comunitarie, invece sono contenute tutta una serie di indicazioni che vanno a toccare i contenuti e quindi la declinazione di quelli, cominciare a declinare quegli obiettivi macro in azioni concrete. Infatti le disposizioni comuni citano 11 obiettivi tematici che devono informare in maniera trasversale e integrata la programmazione dei cinque fondi, 4 nei casi ovviamente dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea da più antica data. Eccoli qua. I primi 5: ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, per rafforzare la ricerca e lo sviluppo tecnologico e innovazione, l'agenda digitale, la competitività dei sistemi produttivi, l'energia sostenibile e la qualità della vita, clima e rischi ambientali, il quinto tema, e poi ci sono gli altri sei, tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, mobilità sostenibile, e con questo sono gli obiettivi di natura più che riguardano gli investimenti in infrastruttura, con questi 7 che abbiamo finora letto. I prossimi tre riguardano i temi più spiccatamente sociali, sono l'occupazione, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà, l'istruzione e la formazione, e in ultimo migliorare la capacità istituzionale e amministrativa delle istituzioni pubbliche. Questi sono gli 11 temi a cui si devono a cui la progettazione dei programmi operativi deve adeguarsi. Se poi avete voglia di fare questi approfondimenti in questi documenti che vi ho segnalato, questo è un documento molto accessibile, è fatto dall'IRES Piemonte, troverete degli schemi molto utili che riassumono per ogni obiettivo tematico l'elenco delle azioni chiave disponibili per ciascun fondo e una sintesi dei criteri generali di complementarietà fra i diversi fondi. Questo è un approfondimento molto tecnico, è il caso di andare a guardare ognuno le cose che più interessano e farsi un'idea esattamente di come funzionano questi schemi di obiettivi e approcci alla programmazione. Allora, qua c'è una slide che approfondisce il tema dell'uguaglianza tra uomini e donne negli obiettivi tematici. L'obiettivo tematico 8, che prevede la promozione dell'occupazione e sostiene la mobilità del lavoro, ha come azione fondamentale per il Fondo Sociale Europeo l'eguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra il lavoro e la vita privata, e questo per una serie di obiettivi che riguardano il tema della pari opportunità e non discriminazione. Insomma, quindi abbiamo semplicemente fatto un approfondimento in base a quegli schemi lì su questa tematica. Il trattamento di questo principio delle pari opportunità, non ha subito grandi trasformazioni rispetto al precedente ciclo di programmazione. Anche allora era un principio orizzontale che doveva essere verificato nei documenti di programmazione di ogni fondo e poi successivamente in tutte le disposizioni attuative dei programmi. In realtà la DG Giustizia ha attivato un comitato consultivo per le pari opportunità, a cui la Commissione ha chiesto un parere
diciamo, su come avrebbe dovuto essere integrato questo principio di pari opportunità nelle politiche di coesione 2014-2020. Ci sono una serie di suggerimenti molto interessanti in questo documento, li trovate il link per accedervi, non sono stati sostanzialmente, non sono stati presi in considerazione nel processo di programmazione. Ci sono delle modifiche puntuali alle proposte legislative dei regolamenti dei fondi in questo documento, ci sono dei suggerimenti specifici su come rinforzare la dimensione di genere negli obiettivi tematici. E quindi, per esempio, suggerisce di adottare una valutazione di impatto di genere sugli obiettivi tematici, oltre alle solite valutazioni ex ante, ex post che si fanno in questi casi, di inserire un nuovo obiettivo tematico denominato promozione di un'effettiva parità tra uomini e donne, tra quelli che vi ho prima elencato, e sostanzialmente chiedono una maggiore integrazione tra il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Sviluppo Regionale sui servizi della conciliazione. Ecco, poi sostanzialmente sono stati definiti tutta una serie di criteri di progettazione per assicurare l'efficacia e l'efficienza dei programmi nel raggiungimento di quegli obiettivi molto ambiziosi che abbiamo all'inizio messo in evidenza. Allora, alcuni sono abbastanza evidenti. Si richiama il coordinamento dei fondi fra di loro e con le altre politiche strumenti dell'Unione Europea e con le politiche ordinarie nazionali e regionali, quindi si indica questo come un approccio necessario. Con molta enfasi si sottolinea il fatto che è necessario puntare alla concentrazione della spesa su un numero limitato di priorità che abbiano forte rilevanza per le priorità di Europa 2020 a seconda della vocazione, traduco, della specializzazione intelligente di ogni regione. Si dovrebbe puntare su poche priorità di investimento anziché su un numero molto elevato per garantire la maggior concentrazione e la maggiore efficacia ed efficienza dei fondi e delle risorse. È richiesta una forte focalizzazione sui risultati attesi che devono essere chiari e misurabili. Deve essere valorizzato un approccio integrato, ovvero promossi investimenti integrati, iniziative di sviluppo locale partecipativo e piani di azioni comuni che fanno riferimento non a uno solo dei fondi, ma a un numero più elevato di fondi, su alcuni temi dello sviluppo rurale, per esempio, potrebbe essere necessario degli strumenti di integrazione territoriale che mettano insieme le disponibilità e le competenze di fondo per i temi sociali, quindi richiamano in causa il Fondo Sociale Europeo, per le infrastrutture di tipo innovativo, poi vedremo perché uso questa attenzione sul tema delle infrastrutture, e anche ovviamente dei fondi dedicati alle attività agricole e quindi sostanzialmente richiama l'integrazione di diversi fondi. È auspicata una forte apertura al pubblico per valorizzare le funzioni di proposta e controllo da parte dei cittadini e sostanzialmente
in tutte le iniziative il principio orizzontale dello sviluppo sostenibile deve essere presente ed evidente. Questa, come vedete, c'è una sottolineatura sulla questione della sostenibilità ambientale. Questo perché, ovviamente, essendosi dati questi obiettivi di sostenibilità del 20-20-20 che abbiamo letto all'inizio, è ovvio che se questo obiettivo non viene perseguito in modo rigoroso e capillare attraverso di tutti gli strumenti di programmazione e la loro implementazione, è chiaro che quell'obiettivo non sarà possibile raggiungerlo. Allora, il sistema di programmazione vede, come dire, a livello delle istituzioni europee comunitarie, diciamo, come documento più importante il quadro strategico comune. A livello degli stati membri, invece, c'è un accordo di partenariato per tutti i fondi della politica, che riguarda tutti i fondi della politica di coesione. A livello regionale invece devono essere, come dire, previsti i diversi programmi operativi. Si chiamano Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e PSR, Programma di Sviluppo Rurale, proprio perché questi fondi della politica agricola comune riguardano sostanzialmente lo sviluppo rurale. E devono essere messi a punto dalle regioni in maniera coordinata, ovviamente, con lo Stato di cui fanno parte, perché documenti del secondo e del terzo livello vanno approvati insieme. La regione Piemonte, ma quasi tutte le regioni italiane, hanno fatto la stessa cosa. Affiancano a questi tre documenti, che poi, come dire, faranno parte del pacchetto dell'accordo di partenariato, un documento strategico unitario che dimostra, diciamo, che definisce le linee che la politica di coesione adotta in ogni regione in virtù delle scelte effettuate con la specializzazione intelligente, con la smart specialization, e poi sostanzialmente deve mettere in evidenza qual è il grado di integrazione dei fondi di coesione che devono essere usati nei programmi operativi con gli altri programmi europei e con le politiche ordinarie che le competono. Ecco, qui c'è un dettaglio su sostanzialmente sono cose che ho già anticipato sui contenuti dell'accordo di partenariato nazionale. E per passare anche a alcuni criteri, requisiti, indicazioni della Commissione europea che hanno forte impatto sulla programmazione dei fondi, come dire, ci sono queste che sono contenute invece nei regolamenti dei fondi, che implicano dei vincoli numerici, no? E sono già una prima concretizzazione del principio di concentrazione. Molte di queste indicazioni sono volte sostanzialmente a questo. E quindi, sostanzialmente, per esempio, per il fondo che si occupa dello sviluppo regionale, la regola è che per le regioni più sviluppate, quindi la nostra, per esempio, è che l'80% delle risorse deve essere destinato a ricerca, innovazione e competitività nelle piccole e medie imprese, all'efficienza energetica ed energie rinnovabili, che sono i primi quattro obiettivi tematici. Cioè, i primi quattro obiettivi tematici nel quadro finanziario del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale devono cubare per l'80% delle risorse totali. Di questo 80%, quindi
libera e la distribuzione dell'80% fra i quattro obiettivi tematici. Si può anche addirittura scegliere, come ha fatto, come propone in qualche bozza che circola la Regione Piemonte, di non tenerne conto di uno, di accorparlo con un altro, ma il 20% di questo 80% deve essere dedicato all'obiettivo della sostenibilità ambientale, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Il 5% sempre dei programmi dello sviluppo regionale devono essere dedicati allo sviluppo urbano sostenibile. Ci sono regole simili per il Fondo Sociale Europeo. Anche qui il regolamento del Fondo Sociale Europeo propone, come ulteriore declinazione degli 11 obiettivi tematici, 18 priorità di investimento sostanzialmente dice che la proposta di regolamento, l'80% delle risorse del programma del Fondo Sociale Europeo devono essere indicate a non più 4 delle 18 priorità di investimento. E anche qui c'è il vincolo che in ogni caso il 20% della spesa dovrà essere riservato all'inclusione sociale, che è uno degli obiettivi tematici di cui sopra. Per quanto riguarda il Fondo per lo Sviluppo Rurale, il 25% della spesa dovrebbe essere indirizzato alla sostenibilità ambientale e il 5% della spesa deve essere riservato ai GAL, sostanzialmente ai gruppi di azione locale che sostanzialmente usano il metodo LEADER. Questo è un tema importante perché, tra gli strumenti caldamente suggeriti dalla Comunità Europea di attuazione dell'integrazione territoriale dal basso, ci sono i programmi di sviluppo locale dei gruppi di azione locale. In più ci sono delle ulteriori limitazioni, sempre per le regioni più sviluppate come le nostre. Nell'anteriore ciclo di programmazione queste regioni si chiamavano regioni obiettivo competitività, mentre le regioni meno sviluppate erano chiamate regioni obiettivo convergenza. Adesso, è stato in controtendenza, mi sono sorpreso un po' di questa cosa, sono chiamate regioni più sviluppate, meno sviluppate, regioni in transizione, in maniera molto più chiara di prima. Allora, gli interventi finanziati col Fondo di Sviluppo regionale, per esempio, nelle regioni più sviluppate non possono sostenere investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Possono promuovere l'innovazione di queste infrastrutture credo che ci sarà possibilità di attuare interventi dimostrativi con tecnologie innovative. Tutto quello che è smart sarà sicuramente possibile realizzarlo nell'ambito del programma operativo dello sviluppo regionale. Ma sicuramente, come era già precedentemente, ma in questo momento in maniera più marcata, non strade, non scuole, migliorare l'efficienza energetica delle scuole in quanto edifici pubblici. Per il Fondo Sociale Europeo, per esempio, nelle nostre regioni è escluso il sostegno alla capacità amministrativa. Non ci sono azioni che riguardano il miglioramento e l'ammodernamento dell'amministrazione pubblica finanziabile con risorse della politica di coesione. Sullo sviluppo rurale invece il tema è molto complesso perché è un settore molto istituzionalizzato con moltissime regole molto dettagliate che in qualche modo presiedono a
tutte le azioni che possono essere implementate dai programmi di sviluppo regionale. Ecco qui, una delle cose è, quindi i servizi della Commissione, la Commissione europea ha dato le regole, ha dato i temi, oltre a disegnare lo scenario strategico, ha dato i temi, gli 11 temi che devono informare la programmazione delle politiche di coesione, ha fornito delle regole con le proposte di regolamento e inoltre ha dato delle indicazioni individualizzate per ogni paese. Nel novembre del 2012 sono stati resi pubblici tutti i cosiddetti position paper relative ai paesi, che illustrano le specifiche per ogni singolo paese e presenta i pareri preliminari della Commissione sulle principali priorità di finanziamento in Italia e negli altri paesi ovviamente, per favorire una spesa pubblica volta a promuovere la crescita. Vedete quali sono le indicazioni prioritarie del servizio della Commissione, della Commissione europea, rispetto agli obiettivi tematici e le problematiche che evidenziate in generale per la per questo ciclo di programmazione. Quindi sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese, realizzare infrastrutture performanti, assicurare una gestione efficiente delle risorse naturali, aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l'inclusione sociale, il miglioramento della qualità del capitale umano, integrare tra cui integrare i più vulnerabili, donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio di esclusione sociale nel mercato del lavoro, sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione. Alcune di queste priorità tematiche, noi abbiamo visto regole che riguardano sostanzialmente le regioni più sviluppate, alcune di queste priorità tematiche sono evidentemente mirate alle regioni meno sviluppate, cosiddette, quindi al nostro meridione. In ogni caso, anche lì trovate il link per accedere direttamente al position paper versione italiana. Questo è un documento che il Vademecum dei servizi della Commissione, quando esaminano tutte le proposte, sia di accordo di partenariato, come ho sentito fare alla fine di aprile con la prima bozza di accordo di partenariato, sia anche delle bozze dei programmi operativi regionali. Lo stato del negoziato. Allora, come avevamo anticipato quando avevamo visto la linea del tempo del ciclo di programmazione fino al momento attuale, l'8 febbraio è stata trovato un accordo sul quadro finanziario pluriennale approvato dalla Commissione, che definisce le priorità di bilancio per l'Unione Europea per gli anni 2014-2020. Il quadro finanziario pluriennale non è stato ancora approvato nel Parlamento europeo e quindi questo ha provocato, come dire, un affollamento di scadenze e di adempimenti formali che adesso poi vedremo più nel dettaglio e che in qualche modo mette a rischio non l'intero ciclo ma sicuramente di programmazione, ma i tempi con cui si era previsto di partire, quindi creando qualche lacuna temporale da questo punto di vista. Infatti qui vediamo, passando a livello nazionale, cos'è che sostanzialmente dovrebbe succedere in questo periodo, no? Nel periodo che è partito ad aprile, quando sono comparse le prime bozze di accordo di partenariato, e dicembre. Dovrebbero succedere molte cose. Una delle cose che sono già successe è che sono circolate ovviamente le bozze di accordo di partenariato e i programmi operativi. Quello che deve succedere è che la Regione Piemonte deve adottare il documento strategico unitario, il bilancio dell'Unione Europea deve essere approvato dal Parlamento Europeo, devono essere approvati in via definitivamente i regolamenti dei fondi e deve essere definito l'accordo di partenariato nazionale e i programmi operativi, cioè
gli Stati membri, le regioni e le loro regioni devono fornire alla Commissione europea la versione definitiva dell'accordo di partenariato e di tutti i programmi operativi regione per regione. Dopodiché si dovrebbe aprire, insomma, a cavallo della fine dell'anno e fino a marzo del 2014 un periodo di intensa negoziazione fra i vari Stati membri, le regioni e la Commissione europea per mettere a punto i programmi operativi che sostanzialmente potrebbero essere adottati una volta esitati dalla Commissione europea e diventare operativi nella primavera estate del 2014. Ovviamente il problema è, diciamo, il livello l'ingorgo di diciamo, scadenze formali che devono, come dire, in questo momento essere superate. Questo, come dire, affollarsi di scadenze e di passaggi decisivi non è, come dire, frutto della inerzia, è figlia della situazione di crisi che stiamo vivendo in quasi tutti i paesi europei, soprattutto in quelli del sud, e, come dire, di una costante ritaratura, rinegoziazione delle cifre, dei criteri, insomma delle continue limature alle previsioni, alle indicazioni che sono state a suo tempo adottate in via preliminare. L'accordo del Consiglio europeo, quindi a livello politico, che sanciva questa proposta di quadro finanziario pluriennale, prevedeva che sostanzialmente al nostro Paese fossero dedicati 29 miliardi e mezzo di euro in un periodo di 5 anni. Lì vedete la ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate, la cifra da dedicare alla cooperazione internazionale e poi un confronto, come dire, con le risorse dedicate nel ciclo di programmazione precedente. Ovviamente abbiamo dovuto fare un lavoro di indicizzazione perché, come dire, le cifre del precedente periodo di programmazione erano formulate in euro del 2004. Di queste risorse in generale, un mezzo miliardo dovrebbero essere dedicate al tema dello sviluppo delle aree interne, poi vediamo di che si tratta questo, nelle regioni meno sviluppate. Un miliardo dovrebbe essere dedicato allo sviluppo urbano sostenibile nelle regioni meno sviluppate attraverso investimenti territoriali integrati, che sono altri strumenti finanziari che dovrebbero accompagnare il presente ciclo di programmazione. Vedete poi segnata anche sempre sul problema urbano, una dotazione a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale gestita direttamente dall'Unione Europea per promuovere direttamente programmi come erano i programmi Urban. Quindi si cerca, con questa ripartizione sul tema dello sviluppo urbano, di affrontare ad ogni livello, ogni scala territoriale, di affrontare con gli strumenti adeguati e da parte delle istituzioni adeguate il problema dello sviluppo urbano sostenibile. A fronte di questa proposta di quadro finanziario pluriennale, lo Stato italiano, col recentissimo disegno di legge di stabilità, ha fatto una cosa che doveva fare
affinché diciamo, la propria posizione nella negoziazione dell'accordo di partenariato, dei programmi operativi, potesse procedere tranquillamente. E quella che sostanzialmente è la regola che dice che il disegno di legge di stabilità che accompagna l'apertura del ciclo di programmazione deve garantire lo stanziamento di tutte le risorse del cofinanziamento per i prossimi 5 anni, non solo dei fondi che accompagnano i fondi europei, ma anche dell'altro strumento di sviluppo regionale di cui si è dotata l'Italia, che è il Fondo di Sviluppo e Coesione, l'ex Fondo per le Aree Sottosviluppate, ex FAS. Questo fondo dovrebbe sostanzialmente accompagnare i fondi europei e i programmi operativi dei fondi europei con programmi a valere su un fondo esclusivamente nazionale, il quale può intervenire in tutte quelle tipologie di azioni e di interventi che l'Unione Europea per cui l'Unione Europea non permette di usare i propri fondi. Quindi sostanzialmente a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione si potrà intervenire sulle autostrade, quando invece neanche nelle regioni meno sviluppate si possono più usare i fondi europei. Quindi non più soldi europei per fare le autostrade in Sicilia, per la Salerno-Reggio Calabria, eccetera, questo non più, ma è ovviamente è l'ex FAS, attuale Fondo Sviluppo e Coesione, che dovrebbe occuparsi di questo. È un fondo che dà grande elasticità e permette di promuovere lo sviluppo regionale oltre laddove c'è bisogno di questo intervento straordinario dello Stato e delle regioni, oltre le regole e i vincoli europei. La bozza, almeno dalle notizie della stampa specializzata, perché la tabella con le quantità non le abbiamo, io non sono riuscito a trovarle, e che sostanzialmente il bilancio garantisce nei prossimi 5 anni una cifra pari a quella definita dal quadro finanziario pluriennale proposto dal Consiglio e dalla Commissione europea, pari a 29,5 miliardi di euro, di cui secondo il nostro quadro normativo il 70% dovrebbe essere a carico dello Stato centrale, mentre il 30% dovrebbe essere a carico dei bilanci regionali. Queste sono le regole del nostro quadro normativo. Se poi si dovrà o si potrà derogare a questo dipende dalla negoziazione plurilivello che sta avvenendo in questo momento. In effetti, una persona esperta in queste cose come Giorgio Santilli, che oggi scriveva un articolo su questo, parlava non di 29,5 miliardi ma di 28 miliardi, quindi siamo in una situazione in cui avviene una contrattazione continua e una continua limatura, così si può parlare quando si parla di miliardi, delle cifre. Quindi questo vuol dire che nel bilancio statale bisognerà nei prossimi anni ricavare risorse per circa 20 miliardi e mezzo di euro, e che nei bilanci regionali dovranno trovarsi risorse per circa 9 miliardi di euro. Ecco, la bozza del disegno di legge stabilità stabilisce infatti che a fianco del cofinanziamento nazionale e regionale per le politiche di coesione con i fondi europei si alimenta il Fondo di Sviluppo e Coesione, che esiste già, per un nuovo ciclo di programmazione fra il 2014 e il 2020 con una cifra analoga, perché questa è sono gli accordi e i principi sanciti a livello nazionale ed europeo. La regola in questo caso, abbiamo detto che
c'è molta più elasticità nell'uso e nella finalizzazione di queste risorse a livello nazionale e regionale, ma la regola è che l'80% di queste risorse vanno destinate alle regioni meno sviluppate, ex regioni convergenza, e il 20% invece alle regioni del centro-nord. Oltre, diciamo, abbiamo fatto solo questo approfondimento per capire come, queste regole non siano solo, incidano moltissimo nella nostra, nel processo di programmazione dei fondi e anche alimentino anche il dibattito pubblico, perché ovviamente obbliga lo Stato, diciamo, a fronte di una situazione di enormi ristrettezze nella finanza pubblica, a destinare importantissime somme già nei prossimi anni, nel triennio di competenza della legge di stabilità, a cofinanziare i programmi, le politiche di coesione, i programmi europei e anche a finanziare il proprio fondo di sviluppo e coesione. A fronte del quadro strategico comune, l'Italia alla fine del 2012 ha invece prodotto un documento di indirizzo di tipo metodologico in cui sostanzialmente traduceva e interpretava a livello nazionale quali erano le sollecitazioni che arrivavano da tutta la serie di documenti e decisioni e proposte di regolamenti che l'Unione Europea aveva nel frattempo elaborato. Erano indicate 7 innovazioni di metodo che riprendono molte dei criteri di progettazione che abbiamo prima illustrato. Indicavano 3 opzioni strategiche a livello nazionale, mezzogiorno, aree città, aree interne, e ovviamente riprendeva le 11 aree tematiche comuni all'Unione Europea. Non può farne a meno perché, diciamo, le regole sono e gli indirizzi da tutti accettati sono quelli. Sette innovazioni di metodo sono queste: risultati attesi, quindi molta insistenza su risultati attesi misurabili in tempi certi con indicatori chiari. I programmi devono essere declinati in termini di azioni, quindi sostanzialmente con finanziamenti, con dimensioni finanziarie chiare, con soggetti responsabili e attuatori definiti, con scopi precisi. Quindi sostanzialmente è richiesto un maggiore e notevole sforzo progettuale da questo punto di vista. Quindi meno etichette, meno titoli, meno linee generali di intervento, più azioni, più piccoli progetti. Molta insistenza sui tempi e la loro sorveglianza. È normale leggere nella stampa specializzata, i problemi dei soldi non stanziati o messi a disposizione dalle politiche di coesione nel precedente ciclo di programmazione, non utilizzati, eccetera. Questo è un tema che deve essere risolto, ha dei motivi strutturali nel nostro paese, non dipende solo dalla cattiva volontà o l'inefficienza della macchina pubblica, dipende per esempio dall'amministrazione, dalla frammentazione amministrativa e dell'uso che ne è stato fatto nel tempo a livello di progettazione delle politiche, ma è una cosa che va assolutamente risolta perché bisogna evitare l'ingorgo dell'uso sbagliato delle risorse solo per usarle all'ultimo momento, e questa è una cosa che capita abbastanza spesso. Un maggior ruolo del partenariato a tutti i livelli, sia al nazionale ma soprattutto al regionale, perché i programmi operativi interessano in primo luogo le regioni, che dovrebbero essere
diciamo, coinvolti nella attuazione delle azioni, nell'implementazione delle azioni. Dovrebbero diminuire la quantità di bandi dedicati al partenariato, e il partenariato dovrebbe essere più chiamato in causa quando bisogna invece costruirle i bandi per da indirizzare ai vari componenti della nostra struttura economica e sociale. Il problema della trasparenza, quindi della possibilità di accedere semplicemente alle informazioni su diciamo, gli investimenti, gli interventi ammessi a finanziamento, è una cosa che a livello ministeriale ha avuto una notevole accelerazione dall'insediamento del ministro Barca e continua col sito Open Coesione. La valutazione d'impatto va da sé, è la conseguenza di insistere sui risultati attesi, e poi un ruolo molto molto più importante dello Stato, un forte presidio nazionale rispetto al precedente ciclo di programmazione. Su questa linea si è già mosso questo governo quando ha istituito l'Agenzia per la coesione e lo sviluppo territoriale, che dovrebbe in qualche misura appunto sorvegliare e aiutare, assistere l'amministrazione nel rispetto dei tempi e nella realizzazione efficace, implementazione efficace delle azioni previste dai programmi. Ecco qua le tre priorità, ovviamente le tre opzioni strategiche: il Mezzogiorno, le città, per i motivi che abbiamo detto, insomma, le città sono il motore dello sviluppo, motore della crescita, motore dell'innovazione, ma anche sono fonte di inquinamento, fonte di luogo dove si trova la marginalità sociale, quindi la città è uno dei pilastri della politica di coesione europea e di Europa 2020 in questo senso, e quindi lo Stato non poteva che assumere questo, diciamo, questa opzione strategica. E poi c'è l'opzione strategica delle aree interne, che sostanzialmente è un tema che sostanzialmente è la promozione dello sviluppo in tutte quelle aree sufficientemente lontane da alcuni servizi essenziali relativamente all'istruzione, relativamente alla sanità e relativamente ai trasporti. Tutto il territorio nazionale è stato mappato, sono state identificate le aree più lontane dai poli di servizio di queste tre tematiche, e ovviamente queste aree avranno, come dire, un'attenzione particolare in questo ciclo di programmazione. Ovviamente ci stanno dentro le aree montane e molte aree del nostro Mezzogiorno. Le aree montane, nelle aree più sviluppate, nelle regioni più sviluppate, proprio per le difficoltà di accessibilità e tutti i fenomeni economici e sociali che li hanno interessati negli ultimi decenni, e diciamo, per la carenza e la debolezza della struttura dei servizi, molte aree meridionali, insomma. Quindi questa è una... Non è questo un tema che riguarda una particolare conformazione fisica geografica, è un tema che riguarda, diciamo, il problema dell'accessibilità ai servizi e dello sviluppo di queste aree dove se non si interviene non solo con le politiche di coesione e programmi di tipo straordinario europeo, ma anche con le politiche ordinarie nazionali, è difficile che queste possano in qualche modo invertire la loro tendenza al declino. Ecco qui trovate le indicazioni su come è fatto e dove potete trovare le due versioni che fino adesso non sono circolate dell'accordo di partenariato. La prima versione del 9 aprile, datata del 9 aprile, contiene per l'indice designato e definito dai servizi della Commissione la sezione 1 a 3, 1 a 5. L'1 a 3, 1 a 5 vuol dire
tutte le azioni dei programmi, tutte le azioni che si fanno con i fondi di sviluppo regionale, e poi la 1.3 riguarda, 1.4 riguarda le città, invece 1.5 riguarda le aree rurali, in questo caso le aree interne. La bozza è stata discussa il 22-24 aprile con i servizi della Commissione ed è stata poi distribuita al partenariato a livello nazionale. Sono state fatte degli aggiustamenti e all'inizio del luglio 2007 ci sono due versioni, una del 9 e una del 15 luglio, ci sono successive versioni dell'accordo di partenariato. Limitatamente alla programmazione dei fondi strutturali di investimento che sono state poi a sua volta nuovamente fornite al partenariato nazionale. Vi trovate per esempio il sito della Regione Abruzzo ha messo a disposizione la versione del 9 luglio. Allora, noi la bozza di accordo di partenariato dal punto di vista dei contenuti riprende in maniera, come dire, completa gli 11 obiettivi tematici e li declina in una serie di azioni possibili. Ne risulta una sorta di catalogo di risultati attesi, di indicatori, di azioni con i quali i programmi operativi devono fare i conti. Tutte le bozze di programma operativo che ho visto in qualche modo tengono presente di quali sono i risultati attesi per ogni obiettivo tematico indicata nella bozza di accordo di partenariato, degli indicatori che lì sono indicati e anche delle azioni in cui gli obiettivi vengono declinati, nel senso che si cerca di fare un lavoro di coerenza fra l'accordo di partenariato e quello che i programmi operativi prevedono. E quindi sostanzialmente la bozza dell'accordo di partenariato ha una natura enciclopedica, quasi di catalogo di azioni possibili, di indicatori a cui fare riferimento e di risultati attesi che devono misurare l'efficacia e l'efficienza di ogni programma. Infatti, ho fatto un veloce conto, l'ultima versione della bozza contiene 202 azioni per gli 11 obiettivi tematici senza tenere conto delle azioni di governance e delle articolazioni interne delle stesse azioni, soprattutto queste molto presenti per le azioni relative alle priorità, agli obiettivi tematici a cui fa spesso quasi esclusivo riferimento il Fondo Sociale Europeo. E ovviamente, soprattutto nelle regioni più sviluppate, il lavoro di concentrazione di selezione è fortissimo, per cui a fronte di queste, per cui le prime bozze che circolano del POR, FESR, Piemonte indicano 14 azioni su 4-5 obiettivi tematici, contro rispettivamente, sempre relativamente agli obiettivi tematici che sono competenza principale del Fondo di Sviluppo Regionale, 150 azioni e 7 obiettivi tematici. Quindi io ho fatto qualche intervento di presentazione della programmazione 2014-2020 in maggio, si faceva una disanima di tutte le azioni previste o della maggior parte delle azioni previste dalla bozza d'accordo di partenariato. In questo senso mi sembra poco significativo farlo, ci sono i link lì per vederselo tutto, però sostanzialmente noi poi alla fine delle nostre regioni faremo un forte lavoro, una forte attività di selezione e di concentrazione degli investimenti, per cui alla fine è più importante concentrarsi su quello che sta capitando qui da noi per capire che prospettive ci sono. L'importante è capire che sostanzialmente vige nel processo di programmazione lo stesso principio di sussidiarietà che è sancito dalla nostra Costituzione. Quindi sostanzialmente non è che l'accordo di
partenariato viene prima e poi vengono dopo i programmi operativi regionali, ma tutti e due devono essere costruiti per le parti di propria competenza insieme e in maniera coordinata e coerente. Quindi sostanzialmente quello che sta succedendo adesso è che si elaborano in contemporanea, di poco anticipato la prima bozza di accordo di partenariato rispetto ai programmi operativi, si elabora in contemporanea, dicevo, l'accordo di partenariato e i programmi operativi. Quindi il ruolo che la Regione Piemonte ha svolto, diciamo con grande intensità a partire dall'inizio di quest'estate, fine della primavera, inizio dell'estate, quindi la partecipazione ai tavoli di coordinamento nazionale, la preparazione delle linee portanti dei programmi operativi regionali, il confronto col partenariato, l'analisi del contesto preliminare che è stato affidato a Aires, Piemonte dal punto di vista delle indagini a tavolino e la definizione degli scenari tendenziali che discendono dall'analisi del contesto e dello scenario desiderato, che è un compito squisitamente politico e delle autorità di gestione. Le autorità di gestione sono le tecnostrutture che sostengono il processo di programmazione nella nostra regione. E in questo caso sono la direzione industria, attività produttive e commercio, la direzione che si occupa degli affari sociali e quella che si occupa dell'agricoltura della regione Piemonte. Queste sono le tre autorità di gestione che si occupano tecnicamente e materialmente di mettere insieme i documenti di programmazione e di condurre sempre da un punto di vista tecnico il confronto col partenariato. Allora, queste sono le attività svolte recentemente. Da un punto di vista degli atti formali, il nuovo ciclo di programmazione nasce con la delibera di giunta regionale del maggio del 2013 che organizza gli uffici raggiungere gli obiettivi della progettazione del ciclo di programmazione nella regione Piemonte. A luglio del 2013 è stato diffuso il documento strategico unitario in maniera formale presentato e consegnato al partenariato. Ci sono stati tre tavoli settoriali che riguardavano il partenariato, attività produttive, attività sociali e poi anche gli enti territoriali. E sono in corso di elaborazione le prime bozze di programmi operativi e del programma di sviluppo regionale che riguarda l'agricoltura. Allora, con questo arriviamo quindi nel vivo della programmazione a livello regionale. Allora, il documento strategico unitario è il documento di politica regionale che riassume le linee di intervento prioritari per i fondi strutturali di investimento che abbiamo prima richiamato come essere le fonti di finanziamento delle politiche di coesione regionale. Il documento inoltre esplicita il grado di complementarietà, integrazione e coerenza in termini strategici operativi e temporali con altri programmi di sviluppo, in particolare col programma di cooperazione territoriale europea, quindi al COTRA, spazio alpino, eccetera, col fondo di sviluppo e coesione, quindi quella versione nazionale della politica di dei fondi che sostengono la politica di coesione regionale nel nostro paese, di cui abbiamo già parlato, col programma Horizon 2020, col programma nazionale di riforma, che è il documento che accompagna ogni primavera l'inizio del ciclo di programmazione finanziaria nel nostro paese, che è stato definito dal Fiscal Compact a livello comunitario, e poi con le politiche ordinarie della regione. Il DSU sostanzialmente
parte dall'analisi che ha svolto l'IRES Piemonte, individua i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità e le minacce del sistema regionale, che sono gli elementi in base al quale cercare di definire qual è il proprio perimetro di gioco, quali sono i punti di forza su cui puntare maggiormente, le opportunità che sono da sviluppare o sono da perseguire con maggiore intensità, per cercare di non disperdere i finanziamenti in mille rivoli, di concentrarli, di renderli più impattanti, più efficaci, coerentemente con quelle che sono le vocazioni regionali. Punti di forza, quindi, quello che dentro la regione c'è, dovrebbe essere questo, no? Secondo l'analisi SWOT, che è appunto punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Quindi una buona dotazione di telecomunicazione, un buon livello di investimento nella ricerca e l'innovazione, una buona propensione all'export nel sistema produttivo regionale, una significativa presenza di specializzazioni agroalimentari qualificate legate al territorio, una collocazione geopolitica interessante all'interno dello spazio alpino, che è da poco diventata una macro regione e quindi oggetto di politiche specifiche dal punto di vista dell'Unione Europea, e la presenza di un piano per la competitività adottato nel 2010. Punti di debolezza identificati sono la riduzione della produttività e la competitività dell'impresa, la terziarizzazione solo parzialmente realizzata, la frammentazione del sistema produttivo, la difficoltà di accesso al credito, un export poco orientato ai mercati più appetibili, quelli extraeuropei ed emergenti, e invece molto rivolto invece ai mercati tradizionali. Le opportunità individuate sono una tenuta della domanda estera, soprattutto quella extraeuropea, questo ulteriore sviluppo della rivoluzione digitale, Internet 2.0, l'agenda digitale, la creazione di servizi innovativi nelle imprese della pubblica amministrazione, che è un indirizzo che vive di vita propria, la riconfigurazione dei distretti verso forme quali cluster e hub, quindi l'adattamento dei distretti produttivi territoriali all'attuale situazione di crisi, con un più forte ruolo svolto da servizi e risorse messe in comune, l'internazionalizzazione, l'inserimento attivo nelle strategie macroregionali europee, quindi il forse protagonismo della regione Piemonte in tutte le politiche che hanno come oggetto la scala sovraregionale. Le minacce individuate sono l'ulteriore riduzione dei consumi e degli investimenti, l'aggravamento della crisi dei settori produttivi tradizionali, le difficoltà di accesso e consolidamento dei settori innovativi e sui mercati esteri in espansione, una parziale esclusione dalle dinamiche macro-regionali, grande protagonismo politico, poi pochi scambi economici, scientifici, tecnici che possono confortare il rapporto fra la regione e la sua macro-regione di riferimento, che è quella alpina. Inoltre il DSU mette anche a fuoco quelle che sono le lezioni apprese dal precedente ciclo di programmazione 2007-2013 e che possono in qualche modo prevenire dal commettere gli stessi errori nell'attuale ciclo di programmazione. Vedete, sono individuate 7, mi pare, criticità ai quali porre rimedio.
leggiamo solo la parte delle criticità, debole livello di integrazione, limitata quindi fra l'integrazione fra i vari fondi, che pur sempre è stata una, diciamo, una stella polare nelle politiche di coesione, poco implementata nella nostra regione, una limitata concentrazione e selezione delle priorità di investimento, quindi un'eccessiva dispersione delle risorse priorità di investimento, debole innovazione strategica organizzativa delle politiche di coesione regionale. Ecco, quindi questa è una delle criticità, passatemi il termine, più critiche, nel senso che quello che si è rilevato non solo studiando il ciclo di programmazione delle politiche di coesione 2007-2013 è quello che ovviamente il sistema istituzionale tende a fare sempre le cose che ha già fatto, le cose che ha messo alla prova, delle quali si sente sicuro, e poco innova. E quindi sostanzialmente davanti alle nuove situazioni critiche esterne, davanti alle sollecitazioni all'innovazione anche di tipo istituzionale e di programmazione che arrivano dall'Unione Europea, in qualche misura anche dallo Stato, invece il pericolo invece di reiterare le soluzioni progettuali di programmazione già sperimentate nei periodi successivi, poco adattandole. Invece sarebbe necessario e importante cercare di innovare anche da questo punto di vista. Un'eccessiva complessità dei processi di implementazione e scarsa comunicazione ai livelli coinvolti. Beh, questo credo che anche fa parte del senso comune, no? Accedere da parte di un'impresa ai finanziamenti come europei talvolta si configura come una sorta di corsa ad ostacoli, un continuo lavorio di adattamento delle proprie, dei propri bisogni a dei criteri e requisiti molte volte non coerenti con la realtà imprenditoriale, che fanno delle domande di contributo, eccetera. Questi sono problemi molto molto diffusi e che prestano anche il fianco anche a situazioni anche di grande opacità. Insufficiente sviluppo di reti, filiere, aggregazioni fra attori istituzionali, partner e attori economici, un debole sviluppo di sistemi informativi e di valutazione, si conosce anche poco quali sono gli effetti e gli impatti delle politiche in atto, e anche, mi scuso, dice una ripetizione, anche una un'eccessiva, questo da sostituire lo faremo nella versione che consegneremo, un'enorme frammentazione amministrativa, che questo è un male endemico italiano nella nostra regione particolarmente, è un pericolo particolarmente enorme, perché noi siamo ancora più frammentati che il resto dell'Italia. Insomma, siamo 1200 comuni rispetto agli 8000 italiani, quindi abbiamo questo problema, un problema enorme e grave. Insomma, se poi vediamo che c'è una tendenza a sostituire con fondi europei quelle che sono delle politiche di sostegno all'amministrazione locale, per cui nel meridione quasi il 97% dei comuni ha un progetto europeo, vi rendete conto della dimensione di questo problema, che seriamente contrasta l'indicazione alla concentrazione e all'efficacia dell'impiego dei finanziamenti. Queste sono le scelte, le priorità che ha individuato il DSU, e con questo più o meno chiudiamo. Sono organizzate in tre tabelle, una per ognuno dei fondi, dei fondi principali, e
nella colonna di sinistra voi vedete il nome dell'obiettivo tematico a cui, diciamo, di quegli 11 prima illustrati a cui fa riferimento, e poi nelle colonne di sinistra vedete quali sono le priorità di investimento individuate a livello di DSU. Qui noi abbiamo fatto, come dire, un confronto poi tra il DSU, che è anche esso in continua evoluzione, e le prime bozze che si sono viste di programmi operativi regionali per, come dire, riuscire a tarare bene quali sono i temi, insomma, gli obiettivi tematici che si decide di affrontare e le priorità di investimento. Come noterete, non ci sono dei 7 obiettivi tematici che dovrebbero essere di competenza prioritaria del Fondo di Sviluppo Regionale, non ci sono tutti e 7, ce ne sono un numero molto limitato, no? In questo caso ci sono sostanzialmente si vedono 4 obiettivi, sono stati selezionati 3 obiettivi tematici che hanno a che fare con lo sviluppo della struttura produttiva e con la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico. È delegato nel DSU agli strumenti di integrazione territoriale il trattamento degli altri obiettivi da parte del Fondo di Sviluppo Regionale, che è l'obiettivo 6, che è quello che si occupa della tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali, con una forte propensione per far sì che il Fondo Sociale di Sviluppo Regionale si occupi della tutela e valorizzazione dei beni culturali, quindi in continuità con le politiche regionali di, come dire, di valorizzazione del sistema delle regie, di Corona Verde, eccetera, eccetera. Quindi però vedete quindi che è fatta una fortissima selezione, no? In questo ambito dei 7 obiettivi tematici del FERS. La stessa cosa noterete anche dal punto di vista delle azioni, sono un numero molto contenuto e limitato di azioni rispetto a tutte quelle possibili. Questo sicuramente dovuto a una interpretazione delle sollecitazioni europee, di quello che ha evidenziato anche l'analisi delle criticità del precedente ciclo di programmazione e anche su indicazioni nazionali che avvengono in modo non pubblico, su quali sono, diciamo, le azioni, gli obiettivi tematici sui quali le regioni più sviluppate, le regioni del centro-nord, devono, come dire, concentrare i propri investimenti come criterio nazionale per rispondere a sua volta al principio di concentrazione dell'impiego delle risorse dei fondi per le politiche di coesione. Quindi promuovere gli investimenti di ricerca e innovazione, stimolare la cooperazione tra università, centri di ricerca, sostenendo l'offerta di ricerca e innovazione, sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, aumentare l'occupazione e l'alta qualificazione tecnico-scientifica delle imprese, l'agenda digitale. Come vedete qui la Regione Piemonte ha scelto di inglobare nei temi propri dell'obiettivo tematico 2 anche che riguarda ricerca e innovazione, anche l'obiettivo tematico 2 indicato dalle disposizioni comuni, che riguardava la connettività, l'informazione, le telecomunicazioni. Questo perché si sostiene che, diciamo, il livello di sviluppo di questo settore nella Regione Piemonte sia particolarmente interessante e quindi sia più un tema da affidare alla ricerca e all'innovazione. Poi questo è l'obiettivo tematico 3, in realtà è rafforzare le imprese manifatturiere, in particolare le piccole e medie imprese,
aumento della capacità di internazionalizzazione, diffusione delle forme di aggregazione e cooperazione, rafforzamento patrimoniale e accesso al credito, ripresa delle dinamiche di investimento, insomma. Questo è un, sono, è caratterizzato, ma questa è sicuramente un'indicazione che arriva proprio dalle disposizioni del Consiglio d'Europa, della Commissione, di orientare soprattutto il Fondo Sociale di Sviluppo Regionale in una direzione anticiclica per affrontare la situazione attuale di forte crisi economica che fortemente colpisce il tessuto produttivo, in particolare quello delle piccole e medie imprese, e che è ritenuto dalla strategia 2020 come un tessuto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e per la coesione territoriale. Poi il favorire una crescita sostenibile, l'obiettivo tematico 4, un forte impulso alla green e clean economy, stimola i settori produttivi collegati all'efficienza energetica negli usi finali, aiuti per la produzione di energie rinnovabili, aiuti per la riduzione di energia negli edifici pubblici, siti industriali processi, e nei processi produttivi. Insomma, tutte tematiche che c'entrano con la produzione di energie di tipo rinnovabile col risparmio energetico. Qua ci sono alcune misure che interessano direttamente gli enti locali, sono gli unici, un esempio del tipo di investimenti, di interventi di tipo infrastrutturale che sono accettati a livello europeo per il Fondo Sociale, il Fondo di Sviluppo Regionale. Quindi, per esempio, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici è un intervento infrastrutturale pubblico ammesso. Qui invece lo stesso lavoro è stato fatto con invece le priorità di investimenti per il Fondo Sociale Europeo. Qui invece sono declinati tutti e tre gli obiettivi tematici che competono al fondo, prioritariamente al Fondo Sociale Europeo, ma invece la selezione rispetto alla proposta del regolamento del Fondo Sociale Europeo, vi ricordate, avevo detto 18 priorità di investimento, qui ne sono state selezionate 8. Metto in rilievo, non era che la scelta, almeno le prime scelte che riguardano le bozze che circolano, è quella di selezionare la priorità di investimento relativa all'eguaglianza tra uomini e donne e conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare. Anche qui leggiamo quella che si occupa, diciamo, della promozione dell'occupazione, sostegno alla mobilità lavorativa, accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e degli nativi, incluse le iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità lavorativa, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento, la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, incluse le azioni mirate al miglioramento della mobilità transnazionale del lavoro. L'inclusione attiva, la riduzione dell'abbandono scolastico, questi sono l'ultimo obiettivo tematico, si occupa delle tematiche relative all'investimento, all'istruzione, e poi invece molto più complesse, perché non sono accessibili delle bozze di programmi del PSR fino adesso, invece facciamo riferimento alla proposta di regolamento e alle priorità della politica agricola comune, tutte le priorità di investimento del PSR. Tradizionalmente il PSR a livello regionale riprendono tutte le priorità di investimento, loro le chiamano focus area, suggerite dai regolamenti. Questo è un elenco molto lungo. L'importante, come vedrete se leggerete poi, è che il PSR e le priorità della PAC sono quelle più collegate agli obiettivi che sono di competenza degli altri fondi. In effetti la scelta della Regione Piemonte sembra essere quella di delegare alcune priorità relative al rischio ai fondi relativi al PSR.
questi sono gli strumenti di integrazione territoriale di cui abbiamo già parlato e che coprono alcuni degli obiettivi tematici. E ovviamente chiudo dicendo che non c'è tempo di trattarle in maniera particolare, ma che sostanzialmente diciamo le scelte che sono state fatte, che si possono registrare fino adesso, dipendono da alcune cose, alcune le abbiamo nominato, ma sostanzialmente da alcune esplicite regole, indicazioni e vincoli posti al processo di programmazione dalla parte di istituzioni comunitarie. Le principali sono ovviamente le risorse disponibili, di quello ne abbiamo già parlato. Il riflesso per la regione Piemonte è un decremento di circa il 20% delle risorse disponibili rispetto all'anteriore periodo di programmazione. Allora avevamo programmi operativi di circa 1 miliardo in 5 anni, adesso ne avremo programmi operativi, parlando FSR, FESR e FSE, di 800-850 milioni complessivi. Per il PSR avrà investimenti pari a circa 700 milioni forse di risorse complessive in 5 anni, quindi questo è un grosso vincolo, nel senso che le risorse sono diminuite, quindi per gioco forza la selezione aumenta. In più c'è l'indicazione sulla concentrazione che è implementata ad alcune regole come sono le condizionalità ex ante e la strategia della Smart Specialization che prima avevo accennato. Due parole solo sulla condizionalità ex ante, perché questa è una cosa molto importante. Sostanzialmente i programmi operativi saranno approvati dalla Commissione solo se verranno soddisfatte le condizionalità ex ante, che sono un insieme di condizioni alle quali i Paesi membri devono conformare le proprie istituzioni e le proprie policies per perseguire ciascuna priorità e poter accedere ai fondi. Okay? Quindi sostanzialmente la Commissione si metterà e prenderà ogni programma operativo e verificherà che tutte le condizionalità ex ante siano in termini di leggi regionali o leggi statali, di politiche statali o politiche regionali, siano operative o almeno siano state previste a breve in maniera certa. Faccio notare che nel quadro di finanza nazionale pubblica molto complicato troverete alcune voci di tipo ambientale sulla gestione dei rifiuti, sul trattamento delle acque, che sono finanziate con risorse più o meno cospicue, proprio perché non solo bisognava garantire il cofinanziamento nazionale ai fondi europei, ma bisognava anche avere la copertura di alcune politiche di tipo ordinario sui rifiuti, sulla depurazione delle acque, eccetera, perché altrimenti, se non c'erano queste, difficilmente l'accordo di partenariato sarebbe stato potrebbe essere accettato. Lo stesso tipo di vincolo e di filtro vale per i programmi operativi regionali. Come vedete, la cosa è già operativa e si riflette anche sulle scelte, di vita quotidiana nostra, per quello che da una legge di stabilità può scendere e impattare sul nostro agire quotidiano. Con questo ho finito, purtroppo abbiamo preso quasi tutto il tempo. Vi mandiamo a breve, con queste minime correzioni, ci sono dei refusi, degli errori materiali, e con la possibilità di linkare poi i vari siti dove troverete tutti i documenti e gli approfondimenti del caso. Grazie. Grazie, allora sono comunque qui a disposizione. Grazie, allora l'architetto, ci sono delle domande? Il tema è senz'altro ostico e credo che lei necessiti di una premessa che è doverosa. La pletora delle invitate qui è ampliata rispetto ai soggetti, la consulta delle elette. Qui non ci sono solo delle elette e quindi sicuramente
alcuni chiarimenti che io le pongo, probabilmente da soggetti di tipo diverso verranno considerati un po' ingenui e me ne scuso. Ringrazio però per il fatto che sono stati invitati anche presidenti di associazioni. Allora, arrivo al punto, la premessa è stata molto chiara. Ripeto, il tema è estremamente complesso, estremamente difficile e per chi non è addentro risulta essere anche poco comprensibile a volte. Allora, sulla base dei tanti dati che sono stati forniti, io mi arrovellavo, e non sono la sola, su un dato iniziale, su una slide iniziale, PIL 2005. Una delle prime slide mostrava proprio in concreto dati risalenti al 2005 e continuavo a chiedermi, ma tutte queste considerazioni, eccetera, risalgono poi sempre, fanno sempre riferimento a quel famoso 2005, perché allora parliamo di dati estremamente attuali riferiti ad una situazione che invece è obsoleta, perché 2005, questa è la prima cosa. Ambito d'azione, ovviamente dedicato ai soggetti istituzionali, ma domanda, tutti sappiamo, è normalmente riconosciuto che le organizzazioni di volontariato hanno molte volte il polso dei cittadini e solitamente sono molto concrete perché si dibattono tra difficoltà oggettive, proprio economicamente parlando, e tante volte sono apportatori di progetti, perché no, magari molto intelligenti, magari assolutamente innovativi. Allora, cosa debbono fare ad esempio le organizzazioni di volontariato in assoluto concreto? Rivolgersi alla regione affinché dei progetti possano essere di interesse per quanto riguarda i fondi dell'Unione Europea, cioè utilizzare la regione come intermediario. E poi, io dopo tutta questa serie enorme di informazioni che chiaramente va rivista, chiaramente va elaborata, eccetera, mi chiedo, ma una formazione specifica in concreto, cioè ad esempio, ho terminato, grazie. È stata chiara? Sì. Bene. Ad esempio? Ad esempio, avete un progetto per quanto riguarda, che so, noi si parlava, avevamo messo in piedi un progetto per quanto riguardava Life 2014, è rimasto lettera morta perché ci siamo trovati di fronte a tali complicazioni burocratiche e non, che il progetto, che di per sé era sicuramente interessante, non ha avuto possibilità attuative. Grazie. Allora, provo a rispondere, infatti la questione... Questa slide indicava appunto che per fare questa classificazione fra le regioni più sviluppate e meno sviluppate in transizione è stato deciso e scelto più, diciamo, e questo è stato oggetto, come tutto quello che avviene in Europa, di una lunghissima contrattazione, diciamo un anno di PIL che è il 2005. Esattamente, è una scelta fatta una volta tanto, è una cosa che, come dire, si rifarà quando le istituzioni europee riterranno opportune di dover rinnovare questa classificazione. Quindi prendiamola più come una classificazione formale che come dal punto di vista dei paesi che da più tempo sono nell'Unione Europea sostanzialmente riflette una situazione consolidata, ecco, non è che ci sono non ci saranno delle grandi variazioni, molto è probabile che se dovessimo applicare questi criteri al PIL adesso avremmo alcune regioni nostre in transizione, penso alla Sardegna, penso alla Basilicata, che sono, no, regioni date in uscita o uscite, no? Rientrate, e allora, siccome questo squilibrerebbe i conti e la concertazione, allora si è deciso di fermare lo sguardo a una situazione pre-crisi, chiamiamola così, perché altrimenti tutto ne verrebbe troppo rivoluzionato. Io avevo una slide, non l'ho messa lì, dicendo quali erano i criteri, come riescono a ripartire le risorse per le regioni più sviluppate. È una cosa lunghissima, sembra una creazione del re di peggio. Quindi, però sostanzialmente il punto è che si è scelto di fermare la fotografia in una situazione più crisi per poter, come dire, meglio cercare di trovare un equilibrio, perché altrimenti sarebbero stati introdotti tali e tali cambiamenti contestati da molti che, cioè, avrebbero complicato già un processo molto faticoso come è quello attuale, no?
La questione dell'associazionismo, qui devo dire due cose. La risposta, diciamo, da manuale a questa domanda è che sostanzialmente la Regione ha avviato, no? Ha avviato la consultazione col partenariato. Il partenariato riguarda anche le associazioni che in qualche modo di secondo livello che rappresentano anche il volontariato. C'è stato un tavolo sul sociale su questo, quindi un tecnico regionale inviterebbe, no, a partecipare attivamente alla, no, a questa, alla vita del proprio, come dire, settore di appartenenza dal punto di vista della rappresentanza. In realtà so bene che le cose non sono così semplici, che le cose che dobbiamo fare molte volte non ci permettono di mettere il naso dappertutto, di addentrarci in temi così complicati, per cui sostanzialmente, come dire, ci sono, come dire, c'è una sorta di barriera fra questa cosa qua. Devo dire che però, quindi, nella definizione dei programmi operativi c'è qualche difficoltà e distanza, nonostante... Io, questa è la mia opinione personale, nonostante le sollecitazioni europee che dovrebbero aprire all'inclusione, aprire alla partecipazione, alla trasparenza, all'informazione. Quindi questo è vero. È vero anche che adesso per il momento se ne sa veramente poco, nel senso che sono etichette, titoli, frasi, temi che non sono ulteriormente sviluppati a nessun livello ancora. E che però, secondo me, va invece ripreso un fatto, che la chiave di accesso è sempre il partenariato, perché questo è quello che a livello europeo viene fatto. Lì è stato adottato un codice europeo per i rapporti col partenariato, che infatti indica il fatto che sostanzialmente i partner, i rappresentanti delle realtà produttive, delle realtà del volontariato, possono e debbono partecipare alla, diciamo, non solo alla progettazione del programma, ma anche alla sua attuazione. Quindi quando c'è un bando che riguarda un particolare settore, il partner dovrebbe essere interpellato per dire: ok, questo è il bando, questi sono i requisiti che abbiamo progettato noi come tecnostruttura regionale. Vanno bene, vanno a incontrare i bisogni dei vostri associati o rappresentati. Rischiamo in questo modo di varare una misura alla quale non risponderà nessuno? Queste sono le domande che dovrebbe fare tutte, e il rappresentante dovrebbe dire come stanno le cose, magari consultandosi anche, perché il tema è cioè pensandoci e consultandosi poi, perché questo è quello che succede. Cioè, io adesso vi racconto una storia per farvi capire. Allora, grande insistenza sul tema dell'innovazione, dei poli di innovazione da parte della Regione. Una politica che la Regione crede molto e ha funzionato molto bene nell'anteriore ciclo di programmazione, no? Quindi è sostanzialmente un modo di aggregare imprese intorno sul territorio, intorno a temi, a settori specifici, su temi della ricerca, sviluppo, innovazione, acquisizione di brevetti, insomma chi ne ha più ne mette, insomma li aiuta a seguire questa strada, e queste partecipano addirittura come imprese alla vita di questa rete che si crea. Lo dico in maniera semplice, ma è una cosa che ha dato molta soddisfazione ai risultati, impatti quindi misurabili, certi, misure efficaci. A un certo punto tutti i rappresentanti del settore commerciale della Regione dice: vogliamo un polo di innovazione. La risposta è: non è possibile, perché ci sono regole, eccetera, che non permettono che si possa essere costruito un polo di innovazione sul commercio. Possiamo farlo su alcuni servizi, servizi che vi aiutano il commercio, ma non sul commercio. Quindi i servizi che aiutano il commercio sono già in quel polo di innovazione, quello delle telecomunicazioni, quello dell'informatica, bla bla. Allora, poi c'è stato varato poi invece delle azioni mirate al contributo per l'ammodernamento delle attività commerciali, sviluppo, che ne so, degli acquisti online, sistemi di sicurezza, insomma tutte queste cose qui. Il problema è che alla fine che spese riconosceva? Quando uno presentava un progetto,
no? Che spese riconosceva la misura di contributo? Acquisizione di brevetti, consulente di esperti in tale tecnologia, tutte cose alle quali le imprese commerciali non potevano accedere per un problema dimensionale, eccetera. Quindi abbiamo, no, un processo che porta alla fine, no, a garantire, come dire, alcuni risultati formali e risultati concreti un po' più scadenti. Sono poi cose, che, non dico delle cose chissà quali strane, sono le cose che rilevate dalla stessa regione quando si è messa a ripensare al prossimo ciclo operativo. Quindi questo per dire che un ruolo del partenariato di questo tipo, nell'attuazione più che nella definizione, eccetera, sarebbe fondamentale, fosse assunto e svolto in maniera coerente, efficace e approfondita, intensa. Questa è la risposta. Chiedo scusa, ci sarebbe ancora una domanda, possiamo approfittare? Sì. Grazie. Ma io intanto ringrazio il relatore per l'esposizione sintetica e chiara, anche se la materia è alquanto complessa. Avrei solo da porre una domanda tecnica. Nella nostra regione Piemonte sono previsti dei progetti di cooperazione nell'ambito della ricerca scientifica nell'Africa subsahariana. Parlo di regioni come il Malawi e il Mozambico. E come fare ad avanzare la progettualità in tal senso? Grazie. Non sono preparato. Posso dirle di certo che quello di cui mi sono occupato io, quindi le politiche di coesione territoriale, la cooperazione a cui si fa riferimento con i fondi, con il Fondo di Sviluppo Regionale, è quella fra paesi confinanti o regioni di paesi confinanti all'interno dell'Unione Europea. Questa è la questione della cooperazione internazionale e politica europea, ma è tutta diversa, segue altri programmi. Io non li conosco, già faccio fatica a stare dietro a questi che mi sfuggono costantemente, figuriamoci. Grazie ancora, grazie a tutte voi. Il prossimo appuntamento è il 22 di novembre. Buona serata e buon fine settimana.